Come visto già nel primo video di questa piccola serie, il navigatore può essere un buon modo per scoprire nuove strade e portare il nostro nomadismo ad un livello superiore. Se insistiamo ad utilizzarlo per andare da A a B, non impariamo un granché, rischiamo soltanto di disorientarci. Sullo Zoom 396 invece ci sono un sacco di applicazioni che possono migliorare la nostra esperienza. Ad esempio posso vedere il profilo altimetrico del percorso, e anche se non è una novità del 396 ci tengo a ricordarlo perché credo che sia una funzione poco magari conosciuta, ma che può consentirci di organizzare meglio i nostri viaggi. Ancora più interessante è la nuova applicazione Road Trip. In pratica si imposta il tempo a disposizione e lo zoom calcola un percorso circolare che ci riporta al punto di partenza. Oppure c'è la funzione Track Back che ci permette di tornare indietro, di rifare in senso opposto uno stesso percorso. Non solo, c'è anche la funzione di live tracking e in pratica, sempre accoppiando lo zoom con il nostro telefono, la nostra fidanzata da casa può vedere dove ci troviamo e che percorso stiamo facendo. Percorso che può ovviamente essere registrato e poi condiviso con gli amici, sempre tramite la app del telefono oppure utilizzando il consueto file GPX che può essere salvato anche su una schedina microSD aggiuntiva. La condivisione di un bel percorso fatto non è sempre e solo esibizionismo, alle volte ci sono motivazioni di ben altro spessore. Qualsiasi sia il motivo che ti spinge a condividere le tue tracce, beh, ricordati che puoi anche condividere questi video. Ti ringrazio per l'attenzione, questo è tutto riguardo al nostro Zoom 396 di Garmin. Spero di esserti stato utile a capirne qualcosa in più. Non dimenticare di iscriverti al mio canale YouTube e di tenere sempre d'occhio il mio blog www.motoretto.it. Ci vediamo alla prossima e nel frattempo mi raccomando, dai gas, ma sempre responsabilmente. Ciao!